scusano le parentela, prego. Annullo la votazione, prego. È dichiarazione di voto su 4, scusi, prego. Grazie Presidente. Allora, questo articolo delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del famoso regolamento dell'Unione Europea 1169 del 2011. Con l'introduzione di questo regolamento, il Governo aveva la possibilità, lo Stato membro quindi, di notificare alla Commissione Europea la volontà di mantenere questo obbligo, parliamo ovvero di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti agroalimentari del nostro Paese. Il Governo ovviamente per tutto questo tempo ha dormito, cioè non ha fatto nulla e anche no, e nonostante le pressioni da parte dei consumatori, le petizioni popolari che sono nate da parte soprattutto di giornali online e quotidiani che trattano questa materia. Quindi, nonostante la pressione dei cittadini e anche del Movimento 5 Stelle, il governo purtroppo non ha rispettato questa scadenza e non ha comunicato questa volontà di mantenere quest'obbligo. Ovviamente il Movimento 5 Stelle non è stato a guardare, ha scritto no, all'ex ministro Guidi, magari era molto distratta dall'affare petrolio, ha scritto anche al ministro Martina. Forse era troppo impegnato ad occuparsi delle multinazionali e di Expo. Noi non ci siamo arresi, abbiamo fatto interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, anche una proposta di legge a mia prima firma, proprio per dare questa possibilità al governo, visto che era distratto, di occuparsi di questa importante materia che, come abbiamo detto prima, tocca sia gli interessi dei consumatori, dei cittadini che vogliono ancora di più trasparenza, totale trasparenza per i prodotti che acquistano, perché devono essere consapevoli delle materie prime, ma anche dove vengono trasformate queste materie prime, e anche gli interessi delle aziende che magari, appunto, essendo aziende italiane, vogliono tutelare il Made in Italy e quindi vogliono comunicare queste informazioni ai consumatori. Quindi, nonostante questo, il governo è stato a guardare. Abbiamo fatto diversi atti parlamentari. Ora siamo arrivati a un anno e mezzo, con un anno e mezzo di ritardo, finalmente, con questa legge delega il governo si impegnerà a mantenere questo obbligo. Certo, non siamo soddisfatti, visto che comunque le aziende potrebbero. È un compromesso al ribasso quello che abbiamo ottenuto. Le aziende potranno inserire questa dicitura in etichetta, inserendola anche in modo troppo disordinato attraverso dei codici alfanumerici, quindi non c'è questa totale trasparenza da parte dei consumatori che vogliono appunto essere consapevoli di ciò che acquistano. Tuttavia, è comunque un passo in avanti. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battagliare su questo argomento perché noi vogliamo che le etichette siano to totalmente trasparenti, vogliamo dare questa possibilità ai consumatori, ai cittadini italiani di sapere cosa acquistano. E quindi, essendo comunque un passo in avanti, tuttavia, nonostante queste critiche di cui ho parlato prima, voteremo a favore di questo articolo, con la speranza che il governo si svegli. Ma qualora non dovesse farlo, ci penserà il Movimento 5 Stelle per dare giustizia a questa battaglia di trasparenza in etichetta. Grazie. Grazie a lei. Se non...